siamo. MB Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. Il prodotto. La ricerca e lo sviluppo, il continuo perfezionamento con il controllo di qualità in ogni singola fase di lavoro e di molteplici test sui capi prodotti garantiscono un livello qualitativo elevato. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio con garanzia di un prodotto 100% made in Italy. Immagini che ci giungono dal Veneto e più esattamente da Treviso, dove per la 98esima edizione della popolarissima, una delle classiche più importanti del calendario internazionale della categoria Elite Under 23, si sono presentati alla Via Emilio in campo nazionale. Bandiera a scacchi abbassata dal vice sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, presente naturalmente il presidente, il presidentissimo della Trevigiani Dynamo Bottoli, Remo Mosole, e abbiamo visto anche il rieletto presidente regionale del Comitato Veneto della Federazione Ciclistica Italiana, Raffaele Carlesso. Una gara velocissima con un tracciato iniziale di 27 km da ripetere tre volte, che ha naturalmente fatto scaldare i muscoli agli atleti che stanno partecipando, e ovviamente i più attivi, non che poteva che essere così, sono gli uomini in maglia trevigiani, ma devono stare attenti dagli attacchi degli uomini della Marchiol e della Zalf, che sono qui sul terreno di casa della Trevigiani proprio per ottenere il colpaccio. E all'ultimo passaggio prima del giro grande che porterà i corridori alla scalata della salita del Montello da entrambi i lati, due atleti al comando, li abbiamo visti in precedenza, li vedremo tra poco dopo aver osservato quanto sia l'impegno da parte di tutta la Zalfa per ricucire il buco. I due fuggitivi rispondono al nome di Castagnaro, quello della Palazzago in questo momento in seconda posizione, e di Grazian della Cycling Friuli. Ma sono molto attivi anche gli uomini della Trevigiani, del resto, come abbiamo detto, questa è una gara tra le più importanti. E gli uomini diretti da Mirko Rossato vogliono cercare di ottenere la vittoria proprio per festeggiare il centenario della società, festeggiamenti che sono avvenuti proprio al termine della stagione appena trascorsa. Nonostante le difficoltà della salita del Montello, però è una gara che solitamente viene vinta da un velocista, si stacca un gruppetto di atleti e poi si va all'arrivo come vuole la tradizione in volata. Appunto, l'anno scorso a conquistare la vittoria fu ben fatto corridore in maglia del Team Idea, oggi professionista all'Astana. Sulla salita del Montello si aumenta l'andatura, continuano a forzare i corridori della Marchiol e della Trevigiani, fino a quando in realtà rimangono al comando in nove Vacher, Colledelle e Rocchi della Marchiol, Gazzara della Coppi Gazzera, Ciolan e Toffali della General Store, Cavasin della Zalf, Scartezzini e Mosole della Trevigiani. Eccoli mentre scollinano, ma il gruppo, come vedete, è lì a pochissimi metri di distanza, quindi nulla sembra possa essere definito, nonostante all'inizio della discesa questi atleti siano ancora
tutti in testa alla corsa, ma il gruppo, come abbiamo detto, è lì a pochi metri e davanti a tirare ci sono gli uomini in nero, quelli della Colpack, la squadra lombarda che ha in Nicola Ruffoni il più veloce. Lui ha già ottenuto la vittoria in quella di Melzo ad inizio stagione. Gruppo compatto che quindi si avvicina alla via centralissima di Treviso, dove è posto il traguardo davanti a un foltissimo pubblico e al vice sindaco Giancarlo Gentilini. Volata che viene lanciata da un uomo della società Marchiol. Vedete che ci sono anche i velocisti della Trevigiani, ma attenzione, seppur intuppato nelle retrovie, guardate sulla sinistra dello schermo come esce Nicola Ruffoni, una vera potenza, potremmo dire un Ruffoni che va così a vincere davanti a Federico Zurlo. Insomma, dai, una gran bella vittoria. Quest'anno abbiamo puntato per insomma, tenere duro in salita, e abbiamo scollinato davanti. Siamo scollinati in un gruppo compatto, 5 corridori della mia squadra che mi hanno aiutato tantissimo, soprattutto nella discesa per chiudere un buco che poteva essere pericoloso. Poi qua sul finale ho fatto una bella volata con il giovane della Zal, però. Una delle più belle realtà del ciclismo di oggi, Federico Zurlo, passato solo quest'anno in tale file dei dilettanti. Terza posizione per Stefano Perego della Trevigiani Diamond Bottoli.